Bentrovati nel pomeriggio di Finanza Now, andiamo a vedere cosa sta accadendo nel comparto cripto. Lo facciamo in compagnia del nostro Mattia Spanghero. Bentrovato Mattia. Buongiorno a tutti, scusatemi se ho la voce un po' carente, ma diciamo che è stata un fine settimana di team building, ne pago un po' le conseguenze, però contento di essere qua. Mattia, posso fare una battuta? Permettimela. È un po' tipo, hai presente quei suoni ASMR? Ci dai un po' di delicatezza in questo pomeriggio? Sai che mi ascolto anch'io prima di dormire, il rumore bianco per dormire. Uso spesso, potrei autofarmi. Quindi oltre a imparare qualcosa di più sulle cripto, con l'ABC delle cripto, i nostri telespettatori potranno riutilizzare questa puntata per addormentarsi questa sera, ma non per l'argomento, Meditazione, per le esatto. vibrazioni. Per meditazione, relax, esatto. Bene, bene. Senti, allora io cercherò di non parlarti troppo sopra così che tu riesca a esporti bene. Intanto il livello di Bitcoin dopo un bel tonfetto di ieri, oggi risale. E cosa ci racconti su questo movimento di Bitcoin? Allora, è stato un movimento interessante. A parer mio, quindi un'opinione squisitamente personale, io credo sia stata una short squeeze, quella che è successa ieri. Perché, come noi analizzavamo 2 o 3 puntate fa, la mia perplessità era solo sul elevato uso della leva, ok? Quello mi preoccupava. Infatti, eravamo arrivati ad un punto in cui si era parecchio in leva, anche esposizioni importanti. A un certo punto, secondo me, qualche shorter ieri si è fatto prendere la mano. Ha visto il doppio massimo e una volta arrivato a 63.000 è partita una short squeeze importante con evidente azione degli istituzionali. A quel punto, personalmente, io mi sono posizionato long. Attualmente ho 3,17 Bitcoin da 64,4 e 7 Ethereum da 4.500, cercando di prendere la short squeeze. Quello che è successo, secondo me, non ha liquidato tantissime posizioni, ha fatto un po' di pulizia, ha ristabilizzato. Quello che sarebbe perfetto sarebbe consolidare l'area dei 60-63, insomma, sopra i 60, perché ci è andato sopra. Come abbiamo detto, più consolida, meglio è. Quindi, se diminuisce l'esposizione in leva, a quel punto lì non ha senso alleggerire i long, perché il mercato è equilibrato. E quindi potrebbe andare a salire, altrimenti io mi aspetto un altro, sempre comunque in un trend rialzista. E secondo me i 70 li andremo a vedere. È chiaro che mi aspetto degli altri flash crash perché questi sono guadagno puro per gli exchange che hanno lavorato molto e chiaramente devono far cassa anche loro. Ci sono delle coperture che non stanno usando magari sulle opzioni, ma usano direttamente su Exchange, al contrario di quello che dovrebbe succedere. Quindi con gli ETF sono molto esposti gli istituzionali, usano gli Exchange per coprirsi. Il mix di queste cose, secondo me, ha generato uno short squeeze, ma non ha intaccato il trend, anzi, è stato un ottimo buy the dip. Adesso va controllato, va monitorato il livello e più la talizza è consolida qua sopra, più andremo potenti verso i 70.000. E se non succede qualcosa a livello di azione istituzionale o di dati sull'inflazione, probabilità estremamente bassa, il disegno e la figura potrebbe essere confermata. Quello che mi aspetto da qua al primo trimestre 2022, picchi di sovraperformance di Ethereum rispetto a Bitcoin. Però sottolineo, Giulia, che questa è una mia visione, quindi poi non Certo. voglio responsabilità perché insomma non, nessuno ha la verità in mano. Assolutamente, come Assolutamente, sempre, come tutto ciò che sempre, diciamo tutto qui a ciò che Finanza facciamo qui Now a è, come dire, frutto dell'esperienza e della conoscenza dei nostri ospiti. Quindi non ci aspettiamo da voi previsioni precise dal punto di vista, come dire, probabilistico. Ah, succede, lo dico ed è così. Assolutamente, sono opinioni. Sì, per adesso è andata così perché c'è Magic Giulia e Talismano Finanza Now, però insomma normalmente ci esoneriamo da ogni responsabilità. Certo, Poi io questo. citerei altre 2 cose che mi hanno Vai. fatto molto piacere questa settimana. Allora, prima c'è stata un'esposizione di Tim Cook, che è il CEO di Apple, personale, in cui è stato incalzato, diciamo, sul fatto che Apple potesse aprirsi, Apple azienda, alle criptovalute.
E lui ha glissato, però ha detto che personalmente ne detiene da parecchio e sarebbe, diciamo, poco intelligente dal punto di vista finanziario, di diversificazione, di investimento, non detenere cripto. E ha fatto capire che non ha solo Bitcoin. Quindi, insomma, diciamo che a livello di influenza sull'economia è il CEO dell'azienda più capitalizzata dell'indice americano, qualcosa posso importare. E questi sono segnali fortissimi. Non sono eclatanti, ma sono fortissimi. Sono figure chiave che in maniera molto elegante stanno facendo capire dove va la finanza. Quindi questi bisogna coglierli e per me è doveroso riportarli. E poi un'altra cosa che è più etica, che è impattante dal punto di vista del prezzo, è successa al Salvador. Il Salvador è stato il primo paese ad adottare Bitcoin come moneta legale. Chiaramente loro hanno iniziato ad acquistarlo quando era sui 30-32, avranno una media carico che si aggirerà intorno ai 45-46, hanno fatto tanti, penso, tanti milioni di plusvalenza e con il ricavato della vendita di una parte dei Bitcoin accumulati costruiranno 20 scuole a El Salvador. Quindi Che questa è la finanza bello. etica che ci piace, perciò vi do Bitcoin e complimenti al presidente del Salvador perché insomma leggerlo è stata una bellissima notizia, ecco. Evviva, Quindi evviva, è vero, quando sì, si ci fa piacere. vedono progetti di Bello questo genere è molto bello. perché comunque fai, cioè parti non dal punto di vista speculativo, parti per dare un'alternativa al paese. Questo rispetto alla valuta fiat che tu stai cercando di creargli un'alternativa sovraperforma e con la performance contribuisce a migliorare il paese. Quindi insomma, bellissimo. Un'ultima cosa rispetto al trading che volevo aggiungere. Sempre in quest'ottica di lateralizzazione e consolidamento nell'ambito di un trend rialzista, noi consideriamo, cioè dobbiamo considerare che ci sono molti trader che faranno anche delle prese di beneficio. Quindi è normale che ci siano dei flash crash, è normale che si vada a ritestare livelli, è normale che a un certo punto arriverà la wave che alleggerirà piuttosto che il trader che alleggerirà, piuttosto che quello che è esposto a leva che chiuderà. Quindi queste cose qua sono sane. Non fatevi prendere dal panico se vedete che vi fa un meno 10, ma anche fino a un meno 20 va benissimo. È in un trend rialzista. Ricordiamoci che qualche mese fa parlavamo di tenere i 30.000. Quindi quello che succede in questi termini qua, soprattutto con queste modalità di flash crash e ripartenza, sono sanissime. Quindi no panico, no paura. Da parte mia non è cambiato nulla riguardo al trend, riguardo alla vision. E vedo 60.000, un supporto forte che probabilmente ci porteremo avanti ancora per parecchio. Molto bene, sì, sono queste tre, due notizie, una valutazione molto, molto interessanti, grazie mille Mattia. E dunque, dal punto di vista operativo, dal punto di vista fondamentale di quello che riguarda il mondo cripto, abbiamo fatto una bella analisi, invece andiamo a vedere cosa sta, cioè a che punto siamo del nostro abecedario delle cripto. Siamo arrivati alla lettera S, giusto Mattia? J J, siamo a J, Bitcoin, sì. Allora, con giusto. questa Giulia ti esonero da ogni colpa perché è stato un accrocchio nostro. Chiaramente oggi analizzeremo StoreJ perché volevamo dare anche una visione di quelli che sono i progetti legati allo storage, appunto. Ma io E direi anche che, come al solito, il team di Crypto Hub ha trovato lo stratagemma perfetto per arrivare alla soluzione del nostro abecedario. sono contento che ci avete assolto anche questa volta per l'accrocchio. Quindi, allora, oggi siamo alla lettera J, quindi analizzeremo StoreJ e parto appunto con la valutazione. Io chiedo già scusa a tutti quelli che ascoltano per il mio tono di voce, ma cercherò di fare il meglio. Ci mancherebbe. StoreJ è una soluzione di archiviazione di file decentralizzata open source. Utilizza la crittografia, il file sharding e una tabella hash basata su blockchain per archiviare i file su una rete peer-to-peer. L'obiettivo è rendere lo storage di file cloud più veloce, economico e privato. Quindi stiamo parlando di un settore che penso conosca anche mia nipote, che adesso chiunque usa dei cloud, archivi, eccetera. E qua Certo. andiamo a vedere proprio l'ingerenza del settore cripto in questa sfera. Le Bene. soluzioni di archiviazione cloud tradizionali, Dropbox, Google Drive, per citarne alcune, presentano limitazione. Mentre i file vengono sottoposti a backup in modo ridondante, la larghezza di banda da un centro dati o interruzioni impreviste possono limitare quello che è l'accesso ai file. In più aggiungiamo il problema della privacy. Le
queste aziende hanno il controllo sui tuoi file, inclusa la possibilità di accedervi, quindi non è una cosa da poco. Il progetto StoreJ utilizza le reti blockchain peer-to-peer per risolvere e migliorare questi problemi. Distribuisce i file in modo che la ridondanza sia già stabilita. Garantisce inoltre che tu sia l'unico che può accedere ai tuoi file. Il posto migliore per iniziare a capire StoreJ è probabilmente Torrent. Non so se qualcuno si ricorda, nei primi anni 2000 i torrent divennero noti come il modo per scaricare film, musica, sì, programmi. Mi ricordo. Esatto. Perché qualcuno me l'ha raccontato, ovviamente. Okay. Eri piccolino tu. Quasi sempre illegalmente o gratuitamente. I torrent usano una rete peer-to-peer, funziona esattamente così. Molti gestiscono copie dello stesso file. Quando qualcuno vuole una copia di quel file, invia una richiesta alla rete peer-to-peer. Gli utenti che hanno i file, che chiameremo SID, inviano frammenti del file al richiedente. Il richiedente riceve molti frammenti da molti semi diversi e il software torrent ricompila i frammenti per formare poi quello che è il file originale. Il vantaggio di usare un torrent è che puoi scaricare frammenti di un file da più fonti in parallelo. Ciò significa che il trasferimento di file potrebbe potenzialmente essere più veloce rispetto al download dell'intera operazione tutta in una volta da un'unica fonte. Inoltre, ai fini della musica e dei video piratati, i torrent sono decentralizzati, nessuna azienda controlla i torrent, quindi è difficile chiudere un torrent, perché dovresti chiudere ogni singolo seme che lo compone. StoreJ funziona in modo simile. Ovviamente escludiamo musica e video piratati, perché vuoi lavorare nella legalità. Quindi vediamo come i torrent è stato l'esempio per far capire come andiamo a proiettare questa cosa. Diciamo come funziona il motore, come funziona. Esatto. Quindi il modo in cui StoreJ è simile a Torrent è il file sharding. Ciò significa che quando si vuole archiviare un file su StoreJ, dividi dapprima il file in molti pezzi più piccoli. Questo dà un vantaggio sulla condivisione che è duplice. Innanzitutto è possibile inviare e richiamare frammenti del file in parallelo, rendendo più rapido il trasferimento, come abbiamo visto per i Torrent. In secondo luogo, nessuna singola entità contiene la totalità del tuo file. Sei l'unica persona che sa dove si trovano tutti i frammenti. La posizione shard è una distinzione fondamentale tra StoreJ e Torrent. Torrent pubblica pubblicamente la posizione shard. Vogliono che sia il più semplice possibile per chiunque scaricare i file. StoreJ, come fornitore di cloud storage, ovviamente dà la priorità alla privacy degli utenti. Quindi l'uploader dovrebbe essere l'unica persona che sa dove sono andati tutti i frammenti del loro file. Qui entra in gioco la blockchain e la crittografia. StoreJ implementa la cosiddetta tabella hash distribuita in modo che gli utenti possano individuare tutti i frammenti del loro file originale. Questa tabella hash richiede una chiave privata per scoprire i frammenti. Senza la chiave privata sarebbe quasi impossibile indovinare correttamente le posizioni di un file. E qua torniamo al discorso della decentralizzazione e l'importanza delle chiavi private. StoreJ usa una tabella distribuita chiamata KDEMILA. È uno dei pezzi fondamentali dell'architettura StoreJ. Chiudiamo con la crittografia end-to-end, qui è dove la privacy dei dati passa a livello successivo. Sharding aggiunge già uno strato di privacy in quanto nessun host dei dati può leggere l'intero file, ma anche essere in grado di leggere un frammento è problematico, perché potrebbe contenere informazioni sensibili. Per contrastare ciò, StoreJ aiuta i suoi caricatori, che chiamano inquilini, a comprimere e crittografare i loro file prima della condivisione. A quel punto i file hanno una sola chiave, e il tenant mantiene quella chiave localmente sul proprio computer o eventualmente sul bridge, come vedremo. Quindi, come unico proprietario della chiave di crittografia, l'inquilino è l'unica persona in grado di leggere il file. Quando un utente riceve un frammento, è già stato crittografato come parte di un file più grande. A quel punto i dati che ospita sono inutili senza tutti gli altri frammenti e la chiave di crittografia, e questo ne garantisce la protezione. Per hackerare StoreJ e ottenere un accesso a un file dovresti trovare tutti i frammenti di quei file. Questo è quasi impossibile senza la chiave privata del tavolo hash di KDEMILA, il protocollo che abbiamo visto. Quindi dovresti convincere tutti quelli che ospitano quei frammenti a inviarti i frammenti senza la firma appropriata. Infine dovresti indovinare, evento quasi improbabile, o rubare la chiave privata di crittografia del tenant. A questo punto diciamo che la mission di StoreJ è quello che si possa avere uno storage di file decentralizzati in maniera molto più veloce e sicura di quelle che sono le opzioni centralizzate conosciute finora.
Questo diciamo è lo scopo dal punto di vista tecnico. Speculativamente, Storgei ammetto che l'ho tradata veramente poco, però vado subito Bella, a bella dare anche ai telespettatori. questa prospettiva speculativa. Sì. Ecco, Storgei diciamo che parte, ha fatto una bella performance, sì. Allora, Storgei era acquistabile a 0,5 centesimi. Ed è arrivata come massimo a 2,81, quindi sì, anche qua siamo per 5, per 6. Adesso siamo stabilmente, diciamo, dopo questo picco che è stato fatto verso fine ottobre, quindi secondo me in impulso della bull run di Bitcoin, ha stornato quasi del 50% ed è stabile che lateralizza in area 1,5 dollari. Consideriamo che il dato che io vi ho dato di 0,5 era del 20 giugno, quindi comunque Beh, stiamo parlando di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, comunque sì, ha fatto il 300% in 6 mesi. Direi una quindi che robetta, speculativamente non insomma. si è comportata malissimo. Sì. Una robettina. Beh, Mattia, innanzitutto grazie e ti assicuro che nonostante appunto il tono ASMR è stato recepito benissimo il messaggio e anzi ci hai fatto un po' alzare le antenne dandoci la descrizione di questo sistema più sicuro, ci fai rendere conto di, ecco, della leggerezza con la quale a volte utilizziamo questi sistemi di cloud per metterci sopra veramente dati molto sensibili. Mi viene in mente adesso esempio stupido di un esempio di insomma, un contatto stretto che magari ha caricato anche degli esami del sangue sul cloud per vedere, per tenerli lì perché così poi io li invio. Insomma, sono dati molto Sì, importanti e che a e questo volte. chiaramente impatta la salute. Se uno ci lascia le password dei conti bancari, a me è successo, beh, non personalmente, però diciamo che ne ero coinvolto perché conoscevo il soggetto, di vedere un hackeraggio di un wallet privato di Ethereum semplicemente perché questa persona aveva salvato su un firewall messo in archiviazione sul suo PC le chiavi private. È Certo. andato probabilmente in un centro commerciale, non so dove, comunque in un wifi pubblico che è stato bucato. A quel punto hanno intercettato quello che era il PC, hanno preso. Appena lui ha fatto un accesso, questi loro hanno rilevato che quindi ci fosse qualcosa legabile a quelle chiavi e hanno fatto copia e incolla e gli hanno votato portafoglio. E questa cosa è delicata, cioè se io lì dentro ho il mio home banking, la mia carta di credito, magari sono un po' distratto, vado in vacanza, mi collego al wifi di un hotel, se lo prendono tutti, quindi sì, è importante. È chiaro che implica delle responsabilità, come detto, se posso, se abbiamo un minuto, approfitto Assolutamente. di questa cosa qua per un ragionamento che volevo condividere. C'è un ragazzo che sta facendo un dottorato, una tesi su un dottorato, gli hanno chiesto insomma di intervistare un campione dei principali bitcoiner Sì. italiani. Quindi mi ha mandato questa lista di domande e mi ha fatto ripercorrere al passato. E c'è stata una domanda che mi diceva: ok, perché tu hai approcciato le cripto? Era un punto di vista tecnologico, speculativo, di diversificazione? E nel mio percorso, ormai dal 2011, io mi rendo conto che mi è passata davanti un'onda tecnologica di rivoluzione enorme ed è stato difficile coglierla da quell'aspetto. Io mi sono concentrato tantissimo dal punto di vista speculativo, patrimoniale e finanziario, però ammetto che non sono uno che ha molta facilità ad usare e ad utilizzare certa tecnologia, mi faccio sempre aiutare dai nostri blockchain specialist e via dicendo. Quindi quello che io voglio portare al pubblico è: immaginiamo che questa cosa qua diventi facile in generale, come fare un bonifico sull'home banking, ok? O come veramente fare click carica sui cloud di Google. Pensiamo all'adozione di massa che può avere. Quindi se già così in una fase di early adoption noi stiamo avendo questo impatto speculativo, proviamo a immaginare in fase d'adozione. Veramente quando anche ai vecchietti tecnologici come me rendi facile queste operazioni, a quel punto diventerebbe quasi la normalità, diventerebbe quasi un impatto prevalente sulla vita di tutti i giorni e questo porterebbe a degli sviluppi secondo me quasi impensabili.
Anche questo è un mio ragionamento, però io l'ho proiettato, ho detto se io in 11 anni ho utilizzato un decimo dei servizi che ho visto, proprio per la non facilità di accesso, quando questa sarà resa facile, a quel punto ci sarà un boost ancora più importante, secondo me. Questo vero, volevo vero. Condividere, visto che parlavamo di tecnologia a questo livello di storage. No, ma guarda, Mattia, sono argomenti questi che sono particolarmente caldi in questi giorni. Dopo anche il cambiamento, il rebranding di Facebook in Meta, con questo metaverso che è tornato, sappiamo bene che già avevamo assistito a dei casi di metaverso come Decentraland, che tra l'altro ancora esiste, l'ha portato alla luce uno degli ospiti che è stato proprio qui con noi ieri, che è stato Eugenio Benettazzo, ma non solo, insomma abbiamo parlato effettivamente di questa dimensione metaverso che non sarà più tanto solo relegato a libri utopici o a serie TV, sempre appunto che fanno riferimento, fantascientifiche che fanno riferimento a questa realtà parallela e virtuale, è una realtà nella quale stiamo a tutti gli effetti entrando a pie pari, con un grande salto, senza neanche rendercene conto. Hai parlato di questi 15 anni e ci rendiamo conto che in 15 anni veramente abbiamo racchiuso dei progressi che sarebbero paragonabili, possono essere paragonabili a 100 di qualche assolutamente, di un qualche secolo di storia fa. Fino agli anni 60, sono d'accordo. E quindi seguo perfettamente il tuo discorso. Se non sbaglio, Eugenio dovrebbe averla Storge in portafoglio, dovrebbe essere tra quelle che segue, non sono sicura, mi ricordo Stella, sicuro Iota. Probabilmente anche Storge. Sì, è quasi inquietante a volte vedere anche come sì. Per me tantissimo. Noi veniamo dalla generazione in cui il top era il tempo indeterminato, magari in banca, 5 anni di università, il tuo tirocinio, ti scrivevi un albo. Qua adesso vedi i ragazzini di 18-19 anni, sanno scrivere in Solidity, chiamano il cugino, lo fanno giocare un gioco e 6 mesi dopo fanno 100.000 euro al mese. Sì. È chiaro che dirlo a noi non è facile, però è così. Quindi mi rendo conto che le generazioni, a partire dalla tua in poi, cresceranno con la normalità di questa cosa. E il fatto che noi siamo a parlarne adesso ci rende in una posizione sicuramente privilegiata dal punto di vista speculativo e non solo. Quindi bravi per tutto il lavoro di collante e di divulgatori che fate in questo settore, molto, molto sano secondo me. Grazie, grazie Mattia. Noi invece diamo il grande grazie a te e al team di Crypto Hub, ovviamente così come con tutti gli ospiti, che mi piace notare che c'è tanta coesione anche soprattutto nel vostro comparto. Mi rendo conto che probabilmente essendo questo un comparto che insomma ancora viene visto come nicchia, cioè è una nicchia della nicchia, quindi probabilmente siete comunque a contatto tra di voi o gli argomenti sono quelli, e soprattutto mi piace questa apertura che registro in questo comparto. Cioè, se sai, considera che dal 2012 al 2016 io penso che eravamo in 3-4 in Italia ad accumulare BTC per l'anno, forse 5, e poi negli anni in cui andava giù noi abbiamo creato tipo una sorta di talebanesimo, cioè eravamo a difendere questa cosa qua, quei quattro gatti che eravamo, e dopo chiaro che dal 2017 in poi, 2018, sono saliti i cani di tutto sul carro, diciamo, dei vincitori. Mi è piaciuta questa autocensura che ti sei fatto. A difendere il carro con gli scudi, e eravamo in pochi, quindi quelli lì si è rimasti questo zoccolo duro, ed è sempre un piacere anche i vari investing, agli ETF, a tutte le varie cose, diciamo, che ci sono, ci si trova, e sempre con più capelli bianchi, però insomma sempre con più consapevolezza finanziaria, cripto finanziaria. Per ogni capello bianco c'è una consapevolezza finanziaria, c'è un euro in più e una consapevolezza finanziaria. Mattia, noi ti ringraziamo tantissimo davvero per essere stato qui con noi anche oggi, e ti diamo appuntamento a settimana prossima. Va bene, grazie a voi, alla prossima, un saluto a tutti. Alla prossima, buona serata a Mattia Spanghero e al team di CryptoHub. Noi invece